Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione, EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Giovispo che vi parla. Benvenuti nella player review di Havertz nella sua versione TOTS 95 di rating. Carta che sinceramente mi è piaciuta e non poco. Però prima di iniziare questa review vorrei ringraziare Johnny ancora una volta per avermi prestato l'account con lui dentro. Grazie mille Johnny. E se vi va lasciate un bel mi piace a questo video, arrivando almeno a 70 like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Qui in descrizione troverete i link ai nostri social e quant'altro. Allora tolgo subito il dente. Il primo contro e unico contro sinceramente è il prezzo. 1.640.000 1.700.000, diciamo, è un prezzo elevato, ma forse può essere anche giustificato perché è un centrocampista, anzi è un trequartista completissimo. Velocità, tiro, passaggio, dribbling, colpo di testa, resistenza, 5 stelle piede debole e 4 stelle skill. Dribbling e 4 stelle skill, assolutamente un pro. Forse l'equilibrio un po' meno, ma sinceramente non l'ho sentito più di tanto in game. È agilissimo, reattività sublime ragazzi, il controllo palla è magnifico, è il dribbling puro senza le skill fenomenali, sa dribblare benissimo l'avversario, anche palla al piede, anche nello stretto, anche senza le skill ragazzi. Freddezza ottima perché se viene pressato tenderà a far pochissimi errori, una cosa positiva a parer mio. E il colpo di testa eccezionale per essere un trequartista, davvero eccezionale, e può far tranquillamente anche l'attaccante grazie anche al suo tiro davvero micidiale, ma veramente micidiale. Mi fa un gol a partita in divisione 1 ragazzi, con lo stile intesa motore, ed è stato assurdo ragazzi. Un gol a partita per un trequartista del genere è assurdo perché è fortissimo, veramente fortissimo. Finalizzazione impeccabile ragazzi, potenza tiro micidiale, long shot quell'86 non è veritiero a parer mio, perché dalla distanza ha un tiro che è una bellezza, cioè è gioia. È gioia pura vedere il suo tiro dalla distanza. Tiro al volo molto preciso e si coordina molto bene. Rigori più soggettivi. Il posizionamento unito a Workrits, medio in attacco, medio in difesa, comunque gli permette di restare in attacco o di mantenere la sua posizione di trequartista. Velocità fantastica, è velocissimo ed è utilissimo sia nel recuperare qualche palla magari a centrocampo e sia in fase offensiva. Il passaggio è fantastico ragazzi, fantastico veramente, perché il passaggio corto, lungo, filtrante, alto, basso è preciso, preciso in qualsiasi modo voi vogliate, la visione è perfetta. Il cross potrebbe essere un po' più preciso, però va bene anche così sinceramente, e grazie a queste qualità lui può ricoprire parecchi ruoli in campo, tipo l'attaccante 96 di rating, ala 96, attaccante esterno 97, mezza punta 97, esterno 96 ragazzi, anche il centrocampista centrale con un 92 di rating, quindi una carta molto versatile a centrocampo e in attacco. La resistenza è ottima e quindi corre sempre, ed è una cosa positiva, e io tendevo a prendere lui, a selezionare lui quando dovevo recuperare dei palloni, e quindi testavo meglio la sua resistenza, che non mi ha deluso. La forza fisica tutto sommato non è bruttissima per essere un trequartista, è davvero una carta completa su tanti, quasi tutti diciamo, gli aspetti che vi ho appena citato. Come alternativa Rivaldo 93 tra le icon, Brand Tots nella Nazione Lega, Aurar Tots 95 ci sta come altra alternativa, Bruno Fernandes 94 ragazzi. Come stile intesa io l'ho provato con motore, secondo me ci sta. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, allora gli devo dare un 3.5 perché il Leverkusen ha qualche giocatore interessante, però la Germania lo salva tantissimo. Come giocatore da Weekend League è promosso a pieni voti ragazzi, in divisione 1 fa il macello, un gol a partita come detto a inizio review. E volevo farvi un confronto con altri due giocatori, quali Brandt Tots e Aurar Tots 95. Il francese era disponibile tramite SBC, le sue in-game stats sono a favore rispetto agli altri due tedeschi, ma purtroppo non è più disponibile perché appunto l'SBC era a tempo, invece Havertz è sempre disponibile. Secondo me se il francese fosse stato disponibile nei pacchetti avrebbe avuto
più o meno lo stesso prezzo di Havertz, 1,5 milioni. Però Havertz rispetto ad Aurar Tots ha le 5 stelle, piede debole, che fanno tanto e si sentono, ragazzi, si sentono. Allora, se avessi 500.000 di crediti e cercassi un centrocampista offensivo tedesco, opterei per Brandt Tots, purtroppo. Ma se non avessi limiti, Havertz assolutamente tutta la vita. E del mio voto per questa carta, udite udite, 10 meno, perché è un trequartista completissimo, ragazzi. Ho provato pochissimi COC così completi come lui, con un tiro così formidabile, con una velocità così incredibile, dribbling, passaggio, forza, colpo di testa, 4 stelle skill, 5 stelle piede debole, davvero tanta tanta roba in questa carta. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Qui Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!